La verità vera si capisce provando e riprovando, si capisce in laboratorio, si capisce con l'esperienza. La storia è esperienza, ma l'esperienza ci dice che le leggi della storia non sono come quelle leggi della natura. Succede qualche cosa. Succede che Federico II è alle strette, circondato nella sua berlina, però muore la sua nemica acerrima, muore Lazzarina Elisabetta, e gli altri alleati della Zarina cominciano a chiedersi: ma in fondo distruggere questo reuccio prepotente, ma geniale, perlomeno geniale in battaglia, geniale anche nell'arte di governo, per far piacere al successore Lazzarina, ma sarà proprio il caso. Quasi quasi non ne facciamo di mezza. Cambia un altro giro di valzer, cambiamo le alleanze e tutto crolla. La seconda guerra mondiale avrebbe voluto svolgersi in un altro modo e avere un altro esito. Ci sarebbero potute essere le conseguenze se Stalin non avesse mandato quegli altri in Italia. Come ci sarebbero potute essere le conseguenze, non so di che tipo, se Hitler avesse, si fosse impadronito del segreto dell'acqua pesante un po' prima degli statunitensi, avrebbe, io sento fior di colleghi che mi dicono come se loro avessero la sfera di cristallo di un futuro che non è più tale, che era futuro quando, nel momento a cui loro alludono. Se Hitler avesse avuto la bomba atomica, chissà cosa sarebbe successo. Probabilmente sarebbe successo e l'avrebbe buttata. Beh, era alle strette. Probabilmente avrebbero fatto anche altri meno crudeli di Hitler, per il fatto che la bomba atomica è scoppiata. E non è scoppiata perché chi l'ha fatta scoppiare fosse alle strette. E a un certo punto si vede che tutti avevano le migliori intenzioni. Il presidente degli Stati Uniti è costernato, loro la bomba atomica ce l'hanno perché naturalmente è uno scudo difensivo, la bomba atomica è un deterrente, però qualcuno ha fatto un errore, ha premuto un bottone sbagliato e allora è successo che anche quegli altri se ne sono presi un po' a male, ecco. Capiscono, accettano le scuse del presidente. Che il presidente del Soviet Supremo gli replica per telefono che beh, ormai la bomba è partita, o meglio, è partito l'aereo che getterà la bomba e quindi loro sono costretti a farlo cadere. E se cade è la stessa cosa, anche perché loro hanno uno strumento più micidiale ancora, e così via. La macchina fine di mondo, La sono ma quelle. macchina fine di mondo. E noi in questo momento che abbiamo la sensazione di stare su un vulcano, ma non ce ne siamo accorti, io mi chiedo, io ho 83 anni, ho fatto questo mestiere, ormai ho preso il mestiere dal 1967, va bene, ci sono entrato come professore di scuola media, come assistente, ormai ho passato tre quarti di secolo facendo questo mestiere, fingendo di insegnare, includendomi di insegnare, e ho vissuto anch'io in questa situazione, in un occidente che era alla deriva, che in quel momento gli anni, il trentennio d'oro, come si usa dire oggi, dagli anni 40, la metà degli anni 40, gli anni 70, beh, eravamo convinti che in fondo ci stava andando verso età mirabili, meravigliose, progressive. Sarebbe la pace, ma la pace ormai c'era, ci stava allargando da tutto l'Occidente. Sì, c'era ancora le guerre, ma era stato più marginale. Africa, America Latina, qualche cosa, nel sud-est asiatico, ma la pace avrebbe conquistato il mondo. Drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora 4-3.
4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono. Guardate Rivera, la finta che sbilancia Maier. 4-3 per l'Italia, ha segnato Rivera. Siamo in un risveglio, siamo alla fine di un'epoca, senza dubbio. L'impero americano e il sistema unilaterale stanno tramontando, cioè mica niente di male, gli imperi sorgono, tramontano, eccetera, però noi ci siamo nel mezzo. E questo cambio di situazione, questo cambio di passo farà male a molti di noi, alle tasche di molti di noi, alla salute di molti di noi. Adesso cominciamo, diciamo, in una società che invecchia e che si chiede, ma è da qui a qualche lustro, no? Non a qualche cinquantennio, a qualche lustro, chi pagherà le pensioni per gli anziani? E fare qualche previsione sul futuro, se volete farvi delle mappe di sacco, comunque la puntate politicamente, andatevi a rileggere cosa dicevamo noi storici, mi è compreso, cosa dicevamo una ventina d'anni fa all'inizio della crisi irachena, delle buffonate, delle menzogne, degli errori sespiperati. Gli storici non devono fare i lettori del futuro, perché semplicemente perché il loro strumento serve al passato, serve a quella cosa che appena diventa futuro, cioè sarebbe passato perché è presente, ma non serve per il futuro. Il futuro è veramente, una volta si diceva sul grembo di Zeus, oppure, come dicevano i maghi del faraone, è nel dito di Dio, quando la verga di Mosè si trasforma nel grande serpente che mangia i serpenti del sacerdote di Faraone, che erano anche maghi, ovviamente. E i sacerdoti si volgono al Faraone e dicono: qua c'è Ezbarim, il dito di Dio. E il dito di Dio purtroppo fa cose che noi non siamo in grado di immaginarsi, quindi l'immaginazione ce l'ha tanto. Forse non si può scegliere forse a volte il nostro destino, come è capitato a quelle persone là. Però non esiste nel mondo nessun potere, nessuna forza che possa trionfare sulla nostra vitalità e sul nostro amore. Allora, dopo che ho fatto La vita è bella, ho ricevuto migliaia, centinaia, forse non migliaia, forse esagerato, centinaia di lettere, di testimoni e di sopravvissuti e donne che mi hanno detto che mentre accompagnavano le mamme, i bambini nelle camere a gas, cantavano e giocavano con loro per distrarli. Allora questo voglio dire, forse non si può dare, scegliere il nostro destino, ma si può dare un senso alla nostra vita e alla nostra morte. Questo, non c'è nessun potere che trionfi su questo. Questo lo so. Quelle persone là, no, io lo dico perché quelle persone che hanno fatto quelle cose non potevano scegliere il loro destino, ma hanno dato un senso a quello che gli è accaduto, un senso straordinario, irripetibile, incalcolabile. Il tuo destino non è scritto, il tuo destino non è scritto da nessuna parte. Dio, il Signore, lo scrive con te. E si torna al problema di libertà e onniscienza. Il Signore accetta di scrivere con te, e questo vuol dire che non puoi pensare che uno ha già scritto al posto tuo. Al posto tuo non scrive nessuno. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing.
but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. Ho fatto una grande scoperta, perché sappiatelo, la felicità degli altri che potete provocare voi sarà la vostra grande felicità.